Iniziamo con una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi ha nella cartella la preghiera che avevamo messo l'altra volta, la recitiamo a cuori alterni, maschi e femmine. Ascolta, o Padre, la preghiera della Chiesa di Cesena Sarsena, che in quest'anno pastorale pone al centro del suo impegno la famiglia, perché in essa si realizzi un nuovo progetto di vita e di amore. Signore Gesù, come la Cana di Galilea, un giorno con la tua presenza benediceresti i giovani sposi, così benedici ancora oggi con la tua grazia le nostre famiglie e i giovani che si preparano al matrimonio. Spirito della gloria, scendi sui nostri giovani riuniti in sinodo. In questo anno pastorale si incontreranno ripetutamente per riflettere e programmare iniziative per creare al mondo giovanile vitalità e protagonismo. Riveste in loro la passione per il Vangelo. Vergine Immacolata, alle persone consacrate nella vita religiosa e contemplativa, concedi in questo anno a loro dedicato di offrire al mondo un'autentica testimonianza di amore a Dio e di servizio fratelli. Santissima Trinità, Padre, che trascorriamo giorni fertili di comunione e di unità lungo tutto l'anno pastorale nella tua Chiesa e per la vita del mondo. A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ispira le nostre azioni, o Signore, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore. Amen. Questa sera non ci sono Andrea e Sabrina perché la notte scorsa è morta la mamma di Andrea. Il funerale sarà domani alle 14:30 in cattedrale. Ecco, vogliamo ricordare con una preghiera. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuti a tutti di nuovo. Siamo numerosi. Questa sera, dopo la ricca testimonianza della volta scorsa dei coniugi Tappi, che ci hanno raccontato la testimonianza di vita di Chiara Corbella e di Enrico Petrillo, abbiamo con noi Suor Maria Gloria Riva, che affronterà la tematica inserita nel nostro percorso di seminario di studio. C'è una bellezza da salvaguardare, l'eclissi della differenza. Abbiamo intitolato il nostro percorso appunto Maschio e Femmina li creò. Su questo tema si è già dibattuto nello scorso convegno che abbiamo fatto domenica scorsa. Giusto due parole per presentare Suor Maria Gloria Riva, che del resto è già ormai in famiglia qui nella nostra diocesi a Cesena Sarsina, visto le numerose volte che le abbiamo chiesto di darci lezioni di vita agli altri. Dunque, Suor Gloria, dopo gli studi artistici, ha lavorato nell'ambito del disegno a fumetti, poi nell'84 entra con le adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, dove accanto alla sua passione per l'arte può coltivare gli studi della Sacra Scrittura, della patristica e della spiritualità di Madre Maria Maddalena dell'Incarnazione, fondatrice appunto dell'Ordine. Ha pubblicato diversi libri che ha portato e sono disponibili lì nel nostro banco libri fuori agli
all'ingresso e al momento sta scrivendo degli articoli anche per Avvenire. Dal febbraio 2007 si è trasferita nella diocesi di San Marino, Montefeltro, dove ha fondato una comunità monastica che, accanto all'adorazione perpetua, si propone di educare lo sguardo alla bellezza. E questa comunità si ispira alla spiritualità della fondatrice, della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, e vive secondo la regola di Sant'Agostino. Speriamo di aver detto tutto e dare la parola. Bene, grazie. È sempre una gioia essere qui con tanti volti amici e soprattutto il vostro vescovo, i sacerdoti che sempre mi accolgono con una grande benevolenza e attenzione. Il tema è molto particolare, molto come dire, attuale, dopo un sinodo che ha avuto dei toni anche abbastanza caldi, soprattutto a causa dei mezzi di comunicazione sociale che sempre non si lasciano scappare le occasioni per mettere un po' di scompiglio e fare del gossip. In realtà quello che oggi noi faremo è un percorso, appunto, come già abbiamo ascoltato, dentro il progetto di Dio. Quindi insieme vogliamo in qualche modo tornare a quel principio che tutti quanti ci tocca, perché tutti quanti prima o poi nella vita ci chiediamo il motivo, il punto focale della nostra origine, quale che sia la vocazione che Dio ci ha donato, quale che sia la strada che scegliamo, o che siamo nell'amore per un sodalizio, che è quello dell'alleanza matrimoniale, o che siamo nell'amore per una consacrazione totale a Dio, sempre ciascuno di noi deve tornare a quel principio, a quel Dio lo creò. Gli ebrei dicono, e c'è un bellissimo aneddoto hassidico di un ebreo che era in prigione, è entrato un secondino, e questo ebreo, questo secondino aveva un atteggiamento molto rude con lui, e questo secondino l'ha guardato e gli ha detto: ma tu dove sei? Questo è rimasto e non ha risposto. E allora l'ebreo gli dice: hai 46 anni e ancora non sai dove sei. E quel secondino se ne andò stupito, perché aveva veramente 46 anni. Dove sei? La domanda che Adamo riceve da Dio, la domanda che nei punti cruciali della vita dobbiamo sempre farci: dove siamo? E forse è una domanda che la Chiesa si sta facendo in questo momento di storia veramente grave. Abbiamo una deriva di parole e di pensiero grave in Europa, dove le parole non sono più parole, non hanno più lo stesso valore. E allora la Chiesa pazientemente ci riporta alla domanda di fondo: dove sei? E allora vogliamo addentrarci con timore e tremore, perché rispondere a questa domanda non è facile. Se ciascuno di voi adesso si dovesse rispondere: dove sono? Cambia la posizione della vita, cambia la prospettiva dove guardiamo. Non è una domanda intellettuale questa, è una domanda esistenziale alla quale dobbiamo sempre far fronte. E allora con questa domanda nel cuore voglio entrare con voi dentro il mistero, facendomi accompagnare da un uomo straordinario, Auguste Rodin, un uomo francese, un uomo amico di Julien Pierre Aymard, quindi un grande santo eucaristico, fondatore dei sacramentini, che allacciò con questo personaggio di spicco della Francia di allora una grande amicizia.